Domenica 21 gennaio l'Ansel Keys, sezione Foria di Centola, organizza un open day dal titolo La scuola si racconta. Si inizierà con una breve presentazione dell'Istituto Alberghiero Artistico e Agrario e a seguire si terranno dei laboratori didattici con la presentazione del piatto della centenaria. Nel pomeriggio un convegno sui temi professione e lavoro e recupero delle tradizioni agroculinarie cilentane. La giornata si concluderà con la proiezione del cortometraggio Ansel. Tra gli altri interverrà la dottoressa Maria Di Vece, neolaureata cilentana di San Nicola di Centola, approdata a 28 anni in Commissione europea. Io come biologa molecolare, insomma, ripercorro un po' il percorso che va dalla genetica alla tradizione culinaria. Andremo a valutare quelli che sono appunto la longevità dei cilentani legata all'aspetto della tradizione e della soprattutto tradizione culinaria. L'obiettivo è quello di avvicinare appunto gli studenti all'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Artistico e Agrario Ansel Keys, quello di far conoscere l'istituto e quello poi di proiettarli verso il mondo professionale e lavorativo. Maria Di Vece, vincitrice insieme ad altri 35 ragazzi del progetto di simulazione della Commissione europea volto a promuovere l'appartenenza delle giovani generazioni all'Unione europea, ha raccontato così la sua esperienza a Bruxelles. All'interno della comunità europea ho avuto il piacere, insomma, di essere delegata della Danimarca. Come da buon diplomatici abbiamo dibattuto riguardo i problemi europei e siamo arrivati a conclusione di un'alleanza atlantica tra Danimarca, Germania, Finlandia, Svezia e anche l'Italia e la Spagna. Prossimamente invece? Una bella notizia, insomma, per marzo, parteciperò dal 15 al 21 marzo al Challenger delle Nazioni Unite, quindi in assemblea al Palazzo di Vetro a New York. Sicuramente porto avanti il buon nome del mio Cilento, della mia terra, e lo porto avanti con grande, insomma, valore patriottico e affettivo, e lo faccio molto volentieri, insomma, dedicandomi anche con attività di volontariato sul territorio. E tra le proiezioni future anche la pubblicazione di un libro. In uscita il mio futuro libro, Elisir di lunga vita, che insomma parla appunto dello stile di vita dei cilentani, con una chiave, insomma, anche ironica, legata sempre alla tradizione, che però va a valutare anche quella che è la modernità che possiamo apportare alla tradizione nei nostri giorni.